Queste sono alcune immagini che ho scattato a Yerevan nell'agosto del 2019 e che documentano per quanto possibile, per quanto si può fare in 3 giorni, una città che si sta rinnovando. Strade pedonali, private, con noi, con elementi architettonici che sono complessi, profusione di cinematine, archi, archetti. Questo che vedete è il teatro dell'opera, che è un teatro nobile che non ha a che vedere con questo elemento di maniera, ma che vuole dotarsi di una nuova destra, una nuova personalità e vuole rappresentare la nuova artista. Questa panoramica mostra sempre di palazzi stellati di gru che sembrano eternamente non finiti, ciononostante ci sono la città anche dall'alto può dare momenti romanticismo, rilassatezza, soprattutto nelle ore del tramonto, quando proprio diventa insopportabile. Le strade pedonali, ora semplicemente ricavate, sono fatte a vetrine, negozi solitari, ristoranti eleganti e sofisticati, campeggia sempre il teatro dell'opera, campeggiano reliquie, diciamo, o monumenti che testimoniano la multiculturalità della città, concentrandosi sulla moschea blu che è stata peraltro circa restaurata grazie al sostegno delle scene di strada che alternano passeggiate versanti a una metropolitana magari un po' vetusta ma sempre interessante perché riporta alle linee architettoniche.